buongiorno e ben ritrovati all'Aria che Tira. Il terremoto dei referendum sta scuotendo la sonnolenta politica italiana. A uscire vincitore dalla battaglia della Consulta è sicuramente Matteo Salvini, perché ha proposto 6 quesiti e ne ha incassati ben 5. Manca forse quello a cui teneva di più, quello sulla responsabilità civile dei magistrati, il famoso chi sbaglia paga, per capirci. Ma il leader della Lega è comunque esaltato, è tornato al centro della scena, oserà il referendum come volano della campagna elettorale. Intanto però la Meloni ha già annunciato ben 2 no e i 5 Stelle promettono battaglia. Intanto il PD, beh insomma che dire, il PD fa il PD, prende tempo. Insomma, siamo alle solite. Lasciatemi però dire una cosa, i referendum sono un grande strumento democratico e come sapete hanno segnato tappe fondamentali della storia italiana. I quesiti bocciati dalla Consulta, quelli su fine vita e cannabis, avrebbero sicuramente avvicinato tanti giovani alla politica, avrebbero creato discussione anche nelle nostre famiglie. Invece credo che delegare ai cittadini temi complessi, tecnici, come per esempio la riforma del CSM, sia solo uno scaricabarile da parte di un Parlamento che al momento non riesce a decidere nulla. E allora speriamo almeno che i nostri deputati e senatori si diano veramente da fare sui temi concreti, il caro vita, l'aumento delle bollette, anche perché questa mattina, ancora una volta, ci sono in piazza i ristoratori a chiedere un aiuto per non dover chiudere tutto e noi partiamo da loro. Sigla e ci arriviamo. Care